Sono l'erede di Isildur. Combatti per me e manterrò i tuoi giuramenti adempiuti. Così dice Aragorn nel mitico film Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Prime One Studio ci presenta l'ultima aggiunta alla serie Premium in scala 1 a 4. Stiamo parlando di Aragorn, versione Deluxe, tratto dall'epica serie di film d'avventura fantasy Il Signore degli Anelli. Ciao amici, sono Gandalf 36 e devo dirvi che questa statua ha subito attirato la mia attenzione. Presenta uno dei protagonisti principali della saga, Aragorn, l'erede di Isildur, che guida l'esercito dei morti in battaglia durante la Guerra dell'Anello. Direttamente ispirato alla fantastica scena del Ritorno del Re, Aragorn sta caricando in avanti, brandendo con orgoglio la sua spada, Anduril, che significa fiamma dell'Ovest, ed è pronto a combattere gli orchi. A caricare insieme a lui ci sono quelli che furono maledetti da Isildur, dopo aver abbandonato il loro giuramento di aiutarlo durante la guerra dell'Ultima Alleanza. Li incontra mentre attraversa i sentieri dei morti. Aragorn li ha chiamati per adempiere al loro giuramento e solo rispondendo a un erede di Isildur potranno spezzare questa maledizione. Aragorn e il re dei morti guidano l'assalto. Da cima a fondo, Prime One Studio ha posto la massima attenzione a tutti i dettagli di questo capolavoro annunciato, come ad esempio il glorioso gioiello che Galadriel dona ad Aragorn, l'Elessar, come regalo di nozze e simbolo del suo amore per Arwen. Lo vediamo appeso al collo di Viggo Mortensen, anche se nel film di Peter Jackson la gemma è leggermente modificata ed è chiamata Stella del Vespro. Questa versione deluxe conterrà due teste extra per mostrare una maggiore varietà di espressioni. Quindi avremo un totale di tre sculpt, uno normale, uno mentre sta gridando e uno con un'espressione, diciamo, di attesa. Alta ben 76 centimetri. La spada di Aragorn, Anduril, è stata realizzata perfettamente e presenta anche l'antica iscrizione. Questa statua ha la base più bella che abbia mai visto. Hanno aggiunto un effetto di resina traslucida all'esercito dei morti per ricreare quell'atmosfera spettrale che si percepiva durante la battaglia. Riunendo tutti questi elementi, sono riusciti a portare una delle scene più emozionanti dell'intera trilogia del Signore degli Anelli in qualsiasi collezione. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividetelo sui social, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre informati sulle novità di questo canale. Io come al solito vi saluto. Vi ringrazio e mi raccomando, state senza pensieri. Ciao, a presto!